Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute per questa puntata di Storicamente, la rassegna di dirette che la Biblioteca Livia e l'Archivio San Lazzaro dedicano da ormai quattro anni ai temi legati alla storia della psichiatria. C'è qui con noi oggi Gaddo Maria Grassi, benvenuto Gaddo. Grazie Chiara, ciao, buongiorno a tutti. Eh, psichiatra, già direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Reggio Emilia ed esperto di storia della psichiatria. Eh, la nostra chiacchierata di oggi vuole ripercorrere la storia della psichiatria italiana attraverso le leggi che l'hanno scandita. Eh, ci avete sentito citare più volte alcune eh, delle leggi più famose, delle, dei passaggi legislativi più importanti che hanno scandito appunto la storia della psichiatria italiana abbiamo pensato nella diretta di oggi di metterle in fila di fare proprio un riassunto eh, anche perché il Andare a studiare, ad analizzare eh, dal punto di vista proprio formale le, le leggi, le loro formazioni, le loro implicazioni è sempre fondamentale per capire poi il funzionamento degli ospedali psichiatrici, ma in generale anche poi della psichiatria nelle varie fasi. Eh, appunto dello Stato italiano, perché noi ci occupiamo oggi di quello che è successo dal 1861 in poi. Eh, chiaramente anche prima gli stati preunitari che c'erano nel, nel territorio del nostro paese avevano. Chi più chi meno, una legislazione che in qualche modo regolamentava l'assistenza psichiatrica appunto qualcuno in maniera più approfondita, il Granducato di Toscana, magari qualcuno eh, in maniera meno dettagliata, però una qualche forma di, eh, di cornice giuridica c'era. Eh, che cosa succede? Che al momento del, dell'unità d'Italia, tra le varie eh, riforme che devono essere fatte per unificare appunto anche il panorama legislativo del nuovo Stato, eh, si inizia anche a ragionare sull'assistenza sanitaria, in particolare sull'assistenza psichiatrica, eh, un tema che però richiede un lunghissimo dibattito di oltre 40 anni perché si riesca effettivamente ad arrivare nel 1904 alla prima legge unitaria. Nel no? frattempo c'erano, diciamo, delle leggi ponte che consentivano quantomeno il finanziamento degli ospedali psichiatrici. Eh, ma perché per avere una legge unitaria in Italia dove appunto già esisteva una base delle legislazioni del, degli stati preunitari, ci si mette così tanto tempo. Quali sono i problemi, quali, qual è il dibattito che si scatena a livello legislativo? e anche scientifico in quegli anni eh, bene, sì, come hai detto, giustamente, ci vuole un tempo molto lungo, 40 anni per arrivare a una legge eh, nazionale. Allora, vediamo qual era la situazione al momento dell'unità dell d'Italia e qual era. e, e come è andata sviluppandosi nel, nel, alla fine dell'Ottocento dell sostanzialmente. Mm, nel, alla fine degli anni 60 erano ricoverati in manicomio circa 7.000 pazienti. Alla fine, alla fine del secolo erano diventati 38.000, quindi possiamo dire che sostanzialmente dal, dall'inizio degli anni 60 al 904 si è, è stuplicato il numero di, di ricoverati. Cosa vuol dire? La situazione era, anche se le legislazioni degli stati preunitari erano diverse, naturalmente, perché non c'era una legge comune, comunque era indubbiamente nei vari stati dell'Italia che hanno poi composto l'Italia, ma anche negli altri stati europei, la psichiatria era centrata essenzialmente, sostanzialmente si identificava, come sappiamo, con l'ospedale psichiatrico, con la struttura manicomiale e che ha visto nel corso dei decenni un ampliamento a volte anche molto importante della sua funzione e, e, dei numeri, e dei numeri, perché comunque in uno Stato che diventava più moderno, in uno Stato che aveva bisogno di definire delle, delle norme comportamentali, che aveva bisogno di definire eh, chi, no, di distinguere fra i cittadini, quelli che avevano, del, quelli che creavano un, uh, un problemi sociali in uno stato che, che andava quindi a normare in modo comune la, la convivenza, i folli, le persone malate di mente richiedevano, avevano bisogno di uno spazio. Io ho detto appunto in uno stato che riconosceva eh, che c'era un problema, un problema di comportamenti sociali, eh, noi diremmo in uno Stato che riconosce che ci sono delle malattie che vanno curate. Ecco lì, e lì era il dibattito no? a cui accennavi poi anche tu. Cioè, A cosa deve servire il manicomio? E quindi, visto che l'identificazione è totale, a cosa deve servire la, la psichiatria? Deve servire a curare le persone oppure soprattutto o solamente a custodirle? Quindi solamente a fare in modo che non siano di danno alla società. Per quel che riguarda la politica, diciamo quindi le istituzioni, la politica, la, i legislatori, era certamente eh, soprattutto il secondo, cioè era una funzione sociale quella che mi era chiesta. A Agostino De Pretis, che conosciamo, no? presidente del Consiglio in quegli anni, eccetera. Proveniente diciamo, dalla sinistra e poi sappiamo approdato altrove, ma ehm, era chiaro: dovevano gli ospedali psichiatrici, dovevano essere eh, definiti come strutture destinate al, all'internamento delle persone eh, pericolose per sé e per gli altri e di pubblico scandalo. Ritroveremo chiaramente queste parole poi nella legge del 904. E questa è una posizione piuttosto diffusa. Dall'altra parte, gli psichiatri vedevano di buon occhio un loro ruolo sociale nella, di garanzia sociale, quindi erano in qualche modo a differenza di quello che sarà poi il percorso nel, nel secolo successivo, alla fine del secolo successivo, della realtà, ma gli psichiatri vedevano di buon occhio, quindi erano, non vedevano una, un sacrificio della loro missione sanitaria. Nel fatto di adempiere a questo, a questo mandato di, di controllo e di esclusione sociale delle persone disturbanti, ma volevano anche che fosse riconosciuto il fatto che invece avevano delle capacità di cura che stavano affidando e che quindi in, nei manicomi fossero ospitate anche le persone che non avevano un, uh, un disturbo uh, comportamentale, quindi che non rappresentassero un pericolo per la società, ma curabili, guaribili e quindi quelle che dovevano essere, essere appunto, eh, ospitate per una cura. Quelli che nessuno vedeva bene negli ospedali psichiatrici erano in fondo i cronici tranquilli, potremmo dire, no? cioè quelle grandi masse in realtà di persone che non rappresentavano un problema sociale ma nemmeno avevano possibilità di essere, di essere curate e quindi di avere un'evoluzione positiva del disturbo. Che invece poi erano quelli che affollavano, nonostante le premesse, affollavano invece in buona parte i manicomi nell'Ottocento e, e ancora nel Novecento. Un altro aspetto importante, visto che stiamo parlando comunque del fatto che la psichiatria si assumeva delle, e lì era deputata a una funzione che riguardava persone che comunque potevano rappresentare una, una, un problema diciamo, di... di di ordine pubblico e poi c'erano le persone che non solo potenzialmente in teoria potevano rappresentarlo ma che avevano già commesso dei reati perché poi c'era anche l'evidenza dai tempi evidenziata da tamburini da lombroso da, da Livida, da tutti gli psichiatri positivisti che in realtà le carceri italiane erano in buona parte anche popolate di persone che si potevano definire come eh, malate di mente e non solo ma c'era anche il problema di quelli prosciolti perché non, non imputabili per malattia, per malattia mentale. Ecco, senza e in anticipo su delle definizioni di legge, verso la fine dell'Ottocento cominciarono, come sappiamo, a essere aperti dei manicomi criminali o manicomi giudiziari. I, Primo ad Aversa nel, nell'876, dieci anni dopo a Montelupo Fiorentino, dieci anni dopo ancora a Reggio Emilia. Quindi eh, si cominciarono a utilizzare anche delle altre strutture diverse, incardinate quindi nel sistema penitenziario sostanzialmente, non nei manicomi civili, destinate alle persone più bisognose di, eh, di assistenza ma anche di di controllo e di reclusione. Eh, il tutto però senza una normativa che andasse a definire esattamente qual era il loro compito. Semplicemente si aprirono e, e cominciarono a essere usati anche quelli. Ecco sì, dopo questo lungo dibattito, anche molto acceso, spesso anche mh, gli articoli vengono pubblicati sulla rivista sperimentale di Frenetria, gli articoli degli psichiatri, tamburini in primis che cercano di battersi per arrivare eh, a una legge, dopo questo dibattito ci si arriva nel 1904 con la legge 36, meglio nota come legge Giolitti, no? che prende il nome dal ministro eh, e ehm, la legge seguono anche nel 1905 e poi nel 1909 i suoi regolamenti che vanno a specificare meglio le categorie di ricovero ad esempio, tutta una serie di eh, dettagli anche lì fondamentali se si vuole poi ricostruire il funzionamento di quelli che erano gli ospedali psichiatrici eh, ma che cosa dice finalmente questa legge che arriva al Italia dopo 40 anni. Arriva dopo 40 anni, hai fatto bene a citare Tamburini perché lui era fra i consulenti del, del, del ministero, quindi era una persona che aveva grande attendibilità, e quindi diede anche lui un contributo alla legge. Arriva dopo 40 anni, ma arriva dopo un anno, due, un paio d'anni da, da uno scandalo. Bisogna ricordare anche questo, perché forse, a volte, eh, eventi un po' di tipo così mediatico legati naturalmente a fatti di cronaca importanti poi a volte sbloccano anche situazioni che sono lì da tempo e sostanzialmente a San Servolo e in altri manicomi del Veneto vengono fatte delle ispezioni che vanno a, a evidenziare come le condizioni di vita dei pazienti all'interno degli ospedali psichiatrici fossero tutto tranne che dignitose e quindi nonostante quello che si voleva eh, dire, sostenere sui progressi della psichiatria, in realtà c'erano delle condizioni in alcuni o molti eh, manicomi italiani che erano rimasti ai tempi, eh, ai tempi passati, quindi contenzione, catene, eccetera, eccetera. Può darsi che anche questo abbia giocato un po' un, un ruolo nel far sì che finalmente si arrivi alla legge. E cosa dice la legge Giolitti? La legge Giolitti riprende le parole che dicevo prima, in primo luogo, no? cioè riprende le parole perché, perché eh, dice che devono essere internati in ospedale psichiatrico, in manicomio, le persone eh, pericolose per sé e per gli altri e che risultino di pubblico scandalo, quindi viene confermata una lettura molto forte della diffunzione della psichiatria come eh, struttura, sì, sanitaria, ma che devi in primo luogo a, adempiere a dei compiti di tipo di, di sicurezza sociale, sostanzialmente. Quindi, un mandato piuttosto chiaro, piuttosto forte. E, e gli psichiatri come prendono questa? Eh, questa, questa legge. Come dicevo prima in parte ci hanno anche collaborato quindi la prendono insomma dicono finalmente sono mediamente per lo più con qualche voce critica ricordo Tanzi ad esempio ma insomma comunque per lo più gli psichiatri sono abbastanza eh, favorevoli al fatto che ci sia una, una finalmente una legge unitaria che possa permettere a loro che si erano Già riuniti da tempo in un'associazione nazionale, di avere anche una legislatura di riferimento rispetto alla quale potersi, potersi poi confrontare, in merito alla quale poter, poter lavorare. Quindi, soddisfatti che esiste una normativa nazionale? Anche del ruolo di controllo sociale, ma eh, soprattutto del ruolo che viene attribuito al direttore del manicomio: cioè il direttore del manicomio era la persona che di fatto aveva a quel punto un ruolo, assumeva un ruolo di grande importanza da cui dipendeva una volta che il paziente, dopo, dopo un mese di osservazione, veniva internato o dimesso internato, ma se veniva internato a quel punto entrava dentro un mondo, un mondo che era un mondo fatto di, di ritualità che noi sappiamo essere avere poca valenza terapeutica, ma era un mondo che poi dipendeva dalla, dalla volontà. Gerarchicamente definita delle strutture del, 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 del manicomio dell'ospedale psichiatrico eh, civile. E il direttore era indubbiamente la figura che eh, aveva, diciamo che, che aveva in mano le chiavi, dalla sua e dalle sue decisioni dipendevano. Dipendeva realmente insomma, la vita, le dimissioni, le possibilità di, 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 di inserimento sociale oppure il trattamento. Di, di tutte queste migliaia, decine di migliaia a questo punto di persone che erano internate nei manicomi dei vari manicomi italiani. E nel, fra le pieghe di questa, di questa legge, quindi forse nemmeno con, con, diciamo, con, con l'attenzione forse dovuta, oppure eh, si fece in modo anche oculato, ma c'era fra le pieghe della legge Giolitti un, un dettaglio, cioè che eh, dicavo, che metteva a carico delle, delle, amministrazioni, delle, delle amministrazioni pubbliche non, non, eh, del, non della, del, del sistema penitenziario la, delle province la, eh, le spese per l'assistenza eh, degli autori di reato e quindi mettendoli a carico delle province a questo punto questa legge ha di fatto svuotato almeno perché che riguarda la parte di, di, di ricoverati nei manicomi criminali costituita dagli autori di reato prosciolti per malattia mentale eh, le, le svuote di questa, di questa popolazione perché perché le province dovendo pagare loro non avevano nessun interesse avendo già avendo già i manicomi eh, avendo già i manicomi civili non avevano nessun interesse ad andare a, a, a pagare poi eh, delle altre strutture, e quindi i, i, quelli che erano inascenti nascenti i manicomi criminali, vengono svuotati di quelli che erano i pazienti non, non imputabili per malattia mentale, vengono ospitati nei manicomi civili e, e quindi che si dotano: sappiamo, abbiamo l'esempio anche nel San Lazzaro di Reggio Emilia, si dotano quindi di specifici reparti che devono essere a loro volta cintati e quindi reparti dentro il manicomio con, mura di, con doppio muro di cinta, uno esterno e poi uno che separa i pazienti non autori di reato e quelli autori di reato. Il padiglione lombroso di Reggio Emilia era un esempio di questi, ma ce n'era in, in tutti i manicomi perché chiaramente era sulle spalle dei manicomi la... La, uh, la cura e l'assistenza di, di questi pazienti. Di questo non sono molto contenti, cominciano subito a dire: Ma bisognerà rivedere, eh, rivedere la, questa legge, per il resto, però, tutto sommato eh, è una legge che viene accettata eh, di buon grado dalla maggior parte degli eh, psichiatri e che comunque dicevo dà una sottolineatura forte, importante al ruolo sociale del, eh, del manicomio. Sì, fermiamoci un attimo proprio sul tema degli autori di reato, che tra l'altro, ragionando un po' di storia del diritto, noi siamo partiti dal, dall'Unità d'Italia, ma eh, è il primo riferimento che si trova fin dai codici più antichi no? al, al tema della psichiatria: il fatto che una persona che ha commesso un reato, ma non era in sé, non è imputabile. Lo troviamo appunto fin dai, dai testi legislativi più antichi che, che ci siano arrivati, e eh, anche negli stati moderni e contemporanei. È è un nodo legislativo di grande importanza. A cui, appunto, la, la legge Giolitti del 1904 aveva risposto eh, come, ci hai, come ci hai raccontato. Eh, però c'è un passaggio successivo. Facciamo un salto al 1930, quando viene approvato in Italia il codice Rocco che sostituisce il codice penale precedente, il codice Zanardelli. Eh, codice Rocco che ovviamente con alcune modifiche è tuttora la, la, il codice penale ancora eh, vigente del nostro paese. Eh, e è mh, col codice Rocco che anche se appunto non viene rivoluzionata l'assistenza psichiatrica che rimane con la struttura del manicomio civile, che è quella che, che ci hai raccontato, che prevede la legge del 1904, il codice Rocco introduce un'importante novità appunto per quanto riguarda gli autori di reato e le strutture che li devono ospitare, quindi i manicomi criminali. Citavi il codice Zanardelli 1889, il codice dell'Italia liberale, sostanzialmente considerato da molti all'epoca e anche successivamente dagli storici molto avanzato per quel che riguarda la, la, la struttura, l'impianto e anche la, la, la base insomma, no? teorica di riferimento, che fra l'altro abolì la... La pena di morte giusto pochi anni prima del, del, dell'assassinio del, 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 del re d'Italia, che quindi permise all'assassino di non essere condannato a morte, proprio il codice Zanardelli. Tra l'altro il... ricordiamo che ci abbiamo dedicato una diretta che trovate sul nostro esatto. canale YouTube. Esatto. E quindi quella era l'Italia liberale, e poi c'è l'Italia fascista: l'Italia fascista. Aveva invece come obiettivo quello della sicurezza sociale e quindi prevedeva, il codice rocco prevedeva, quel doppio binario che è poi tuttora vigente sostanzialmente, perché sappiamo che il codice rocco, a quasi un secolo di distanza, è ancora il codice penale italiano, pur con le modificazioni che sono state apportate. Cos'è cos il doppio binario? Sostanzialmente esiste un sistema di pene e un sistema di misure di sicurezza. Adesso non pensiamolo solo pe legato alla malattia mentale, pensiamolo in generale, perché all'epoca chiaramente, parliamo del ventennio, eh, era, era pensato anche e soprattutto per persone, non solo per i malati di mente, ma per oppositori politici, per persone che erano, rappresentavano un problema per la sicurezza sociale e per la sicurezza politica dello Stato. Allora, esiste un sistema di pene per le persone che hanno commesso un, un reato. Pene proporzionali al reato stesso, poi esiste un sistema di misure di sicurezza per persone che potrebbero commetterlo, cioè per persone ritenute pericolose, quindi un sistema di pene che eh, va a. Di pene, scusate, mi sono confuso: un sistema di misure di sicurezza pensato per prevenire futuri eventuali atti. Eh, criminosi lasciamo stare tutta la parte politica che chiaramente appartiene a quel periodo e che chiaramente è stata eh, non, ha, non è sopravvissuta per fortuna a quel periodo invece per il malato di mente è sopravvissuta e sopravvive ancora oggi perché a fronte di, una, di un reato commesso la persona malata di mente viene giudicata o malata di mente o non malata di mente imputabile o non imputabile nel caso non sia imputabile viene valutata da, da, dal 1930 in poi la sua pericolosità sociale e in ragione della pericolosità sociale poi viene data una misura di sicurezza che poi può essere in ragione di nuovo della pericolosità sociale eh, prorogata. Meccanismo che ha fatto sì che si arrivasse appunto a quei famosi ergastoli bianchi, anche recentemente citati nel, nel momento in cui mh, si è andata a rivedere appunto la, il funzionamento degli OPG fino al loro superamento. Ma stiamo a quegli anni sostanzialmente. Il, eh, questo meccanismo quindi prevedeva una misura di sicurezza Potremmo, e che poteva essere quindi non assolutamente non proporzionale a quello che sarebbe stato anche il reato no? commesso, cioè quello che era il reato commesso, magari per un reato di scarsa importanza, poteva essere una misura di sicurezza che reiterata nel tempo poi eh, diventava una misura di sicurezza che veniva poi eh, effettuata nelle strutture, manicomi criminali, poi OPG, eccetera, dentro per lo più dentro strutture carcerarie, che quindi assomigliava tantissimo alla carcerazione, perché era dentro le carceri. Quando è che è finito in realtà questo? Facciamo un salto nel presente, poi torniamo a seguire il, il filo il, il cronologico. È, è finito sostanzialmente direi nel 2014 perché anche se resta l'impianto della misura di sicurezza, però la legge 81 del 2014 prevede che la misura di sicurezza non possa essere superiore alla durata della carcerazione prevista per quel reato. Quindi diciamo in qualche modo almeno si è andati a definire che una persona non può commettere un reato che prevede sei mesi e avere due anni, poi due anni, poi due anni, poi due anni, poi due anni di misura di sicurezza. Quindi in qualche modo una, si è messo una, una, si è posto un rimedio a questa cosa molto molto di recente. Resta però comunque che quello era, era l'impianto. Chiaramente in quegli anni, quindi torniamo allora alla storia di quegli anni, gli psichiatri naturalmente furono... Molto contenti di questo, perché? perché permetteva, da un lato, di alleggerire i manicomi civili di persone problematiche, perché autrici di reato, dall'altro, di dare valore anche a quegli altri psichiatri che lavoravano nel sistema penitenziario e del sistema diciamo, di, di psichiatria giudiziaria, quindi nelle strutture che comunque continuavano a esistere e a ospitare i carcerati con malattie mentali, diciamo, dava dava, permetteva di avere un'utenza nuova, diversa, anche, anche quindi chiaramente dava valore anche a chi lavorava nei manicomi giudiziari di allora. E questo è appunto i cambiamenti, furono i cambiamenti introdotti dal quelli più importanti, insomma, perché che riguarda la, la psichiatria dal codice Rocco. Sì, la, la legge Giolitti di cui abbiamo parlato del 1904 eh, resta in vigore per tantissimo tempo, non lo vedremo. Noi spesso diciamo di come la psichiatria italiana è stata per lungo tempo eh, incardinata sul modello manicomiale, quindi anche eh, con un modello di gestione che ha un'evidenza un legislativa, diremmo, no? perché appunto il manicomio, come è stato descritto, con la centralità del direttore, eccetera, resta in vigore per molto, molto tempo, non vi messo in discussione eh, fino ad arrivare alla fine degli anni sessanta quando sappiamo un periodo anche di grande fermento sociale culturale anche eh, per la prima volta un po di attenzione da parte della stampa, dell'opinione pubblica alla questione degli ospedali psichiatrici e eh, una certa attenzione anche da parte di quello che era all'epoca il ministro della sanità, oggi diremmo della salute era Luigi Mariotti veniva dal partito socialista e eh, rimane famosa la definizione che dà nell'introduzione di un convegno, mh, chiama paragone agli ospedali psichiatrici a lager germanici e bolge dantesche e eh, l'idea di Mariotti è quella di Arrivare in qualche modo ad una riforma degli ospedali psichiatrici dell'assistenza psichiatrica in Italia. Eh, ce la fa, non ce la fa, ce la fa in parte. Che cosa succede appunto nel 1968 con Mariotti? Ce la fa in parte, potremmo dire, eh, o comunque ce la fa ad arrivare a una revisione della legge. Come dicevi, da questa definizione che è rimasta storica e, e fu molto drastico. Dice anche. Sono luoghi nei quali il medico passa, chiede alla sua eh, come è andata la notte e poi se ne va via. Ecco, quindi dà anche una descrizione di un degrado professionale molto importante ed era assolutamente purtroppo eh, vera la, la, questa, questa descrizione. D'altra parte, se la dava il ministro della sanità, eh, era, che era responsabile, alla fine della, della, anche di quelle strutture, c'è da, da credergli. In realtà. La critica in Italia al manicomio era iniziata già negli anni precedenti. Noi sappiamo, qua parliamo del 68, è l'anno in cui si arriva alla legge Mariotti. Ma negli anni prima, a partire dagli anni 60, dicevamo prima una psichiatria italiana rimasta ancorata assolutamente a modelli biologici, chiusa alle innovazioni chiusa alle innovazioni che arrivavano che cominciavano invece negli altri paesi, perché dal 1953 nel Regno Unito si sperimentava la comunità terapeutica, comunque una modalità diversa di vivere il, il lavoro all'interno anche delle strutture psichiatriche asilari, dal 1960 c'erano esperienze di psichiatria di settore in Francia, quindi con una normativa specifica di psichiatria, il modello francese prevedeva che gli ospedali psichiatrici esistessero, ma ognuno di loro avesse poi un, come riferimento un settore territoriale, quindi si cominciasse ad andare anche verso, dal di fuori del, del manicomio, tutto questo in Italia non c'era e quindi dai primi anni 60, dall'interno, ma soprattutto dall'esterno, dall'interno mi riferisco sostanzialmente a Franco Basaglia, naturalmente alle sue, alle sue denunce, alle sue esperienze innovative a Gorizia nei primi anni 60, ma dall'esterno anche inchieste giornalistiche, eh, dei, dei libro ha scritto un libro bianco, inchieste, ci fu un'attenzione mediatica perché negli anni 60 la società cominciava a cambiare, il 68 è, è considerato proprio lo spartiacque. Nel 68 il ministro Margotti riuscì ad arrivare a una nuova definizione legislativa. Cosa prevedeva in, in, in sintesi? Non l'abolizione dei manicomi, certamente, non una loro messa in discussione diciamo, radicale, ma prevedeva eh, tre cose, potremmo dire, che, che forse noi daremmo quasi per scontate, ma che per l'epoca all ancora, negli, alla fine degli anni 60, non lo erano. Cioè, uno, che le persone ricoverati, internati e in manicomi non erano più iscritte al casellario giudiziale, quindi operava un primo tentativo, ma insomma importante, di separazione fra una funzione giudiziaria quindi di custodia quindi di, diciamo, un ruolo non sanitario e che quindi andava, e anche un'etichetta un una, una, una definizione del paziente psichiatrico come persona che deve avere una sua, una sua collocazione nel casellario giudiziale e, e quindi separare eh, questa dalla, dalla funzione sanitaria. Quindi una, in primo luogo eh, si iniziò, cercò, cominciò a, non, a, a ridurre un po' la sovrapposizione fra giudiziario e, e sanitario all'interno dei manicomi civili. Dopodiché eh, venne prevista la, con, venne previsto con la legge Mariotti il fatto che il ricovero potesse anche essere volontario. Ora a noi oggi sembra strano che non potesse essere così, è una disciplina medica, è una specializzazione, è una malattia e quindi non, non, non mettendo certo all'epoca in discussione il fatto che fosse una malattia, risulta strano che una persona non possa chiedere un ricovero o comunque non possa essere ricoverato essendo d'accordo. E questo però era la, 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 proprio il cambiamento, no? la dimensione della, de, invece della condizione di internato. Nel momento in cui era internato, che volesse o meno, poi entrava in una condizione tutta diversa, entrava in una condizione nella quale eh, poi perdeva sostanzialmente la sua. La sua Volontà, è chiaro che l'internato volontario potrà chiedere le dimissioni, sostanzialmente. No? L'internato non volontario eh, non, non può chiedere le dimissioni perché per definizione è stato preso un provvedimento contro, la sua, che, che non, contro o no, ma che comunque non, non presuppone la sua volontarietà. Terzo, terzo eh, cambiamento importante della, della, legge, della legge Mariotti. L'istituzione dei centri di igiene mentale, centri di igiene mentale sul modello appunto di, di situazioni, di, di esperienze analoghe all'estero. Centri di igiene mentale che cominciavano a. a, a di cui si cominciava a sentire l'esigenza, c'erano anche, diciamo adesso, c'erano anche psichiatri, appunto, che, che volevano sperimentarsi al di fuori delle mura per portare la psichiatria al, nella comunità, nella società e non solo, non solo all'interno del manicomio. Quindi cominciarono a sperimentare centri di igiene mentale. Ne abbiamo parlato anche in altre. In altre dirette nostre a eh, Reggio Emilia eh, i centri di genere mentale aprirono subito nel 68 e dal 69 vennero diretti per un certo numero di anni da, da Giovanni Gervis e quindi insomma ci fu un'esperienza significativa, ma ce ne fu naturalmente anche in altre, altre città italiane, quindi non, non al posto di, non la soppressione, non la chiusura dei manicomi, ma del, ma una definizione un po' diversa dal punto di vista giuridico, anche della, del ruolo del manicomio e, e anche l'avvio la, eh, la, di iniziative alternative al manicomio, non però, diciamo, non, la modalità con la quale all'interno del manicomio poi si continuava a lavorare la legge non, eh, diciamo, non incise più di tanto, ecco, non, non fu però una legge che ringraziò. Fu una legge che non, non in grado di dare una risposta radicale al problema che le persone in manicomi erano tante ed erano e ricevevano un'assistenza uh, molto diversa da quella di altri paesi europei e non più in linea con quello che era la, eh, anche la, la, la coscienza collettiva, insomma, no? quello che, che si sentiva dover essere il trattamento di persone malate. Sì, in effetti è, è quello che capita poi andando guardando quello che succede negli anni immediatamente successivi: no? la, la ricerca, la scienza è andata avanti, la medicina è andata avanti, è andata avanti la società. Quindi, anche con eh, nuove richieste che vengono fatte, l'opinione pubblica prende coscienza di qual è la situazione dei manicomi. E finalmente nel 78, anche grazie a esperimenti come quelli. Basaglia che hanno dimostrato che è possibile rinunciare all'ospedale psichiatrico si arriva finalmente alla legge 180 che perlomeno guardando dall'interno le carte eh, dell'archivio dell'ex ospedale psichiatrico di Reggio del San Lazzaro coglie un po' tutti impreparati perché se è anche vero che c'era un movimento dell'opinione pubblica, c'era un referendum in atto sembra che comunque nessuno ci credesse davvero, erano talmente come dire presi dalla quotidianità del manifesto. Da non capire all'interno di quale rivoluzione forse eh, si trovavano, perché la, la 180 lo è stata effettivamente un po' rivoluzionaria, ecco fino a pochi giorni, diciamo una settimana, dieci giorni fa, c'erano delle, delle lettere in cui si parlava a Reggio Emilia di spostare per risolvere il problema che in quegli anni, a metà degli anni 70, con gli scandali degli OPG, era, del, era diventato un problema impellente, di spostare i pazienti dal, dall'OPG in manicomio, e, in manicomio che poi eh, dopo qualche settimana non, non esisteva più per legge. Quindi è vero che anche chi era più eh, motivato e più, illuminato e più interessato al tema non era ancora, non prevedeva quello che sarebbe successo allora la 180 potremmo parlare delle ore, naturalmente è anche molto conosciuta, è la legge fondante l'attuale sistema dei servizi sanitari italiani, innovativa all'epoca e, e diciamo di riferimento a livello non solo nazionale ma, ma europeo e anche mondiale, quindi diciamo una, le una legge molto innovativa molto avanzata e cosa, cosa diceva e cosa diceva la 180? Tutti la conoscono come la legge che ha chiuso i manicomi. Ed è vero perché ha chiuso dal primo gennaio dell'anno dopo i manicomi ai nuovi ingressi, I nuovi ingressi, non chiusi nel senso che tutti a casa. Ma ha chiuso i manicomi ai nuovi ingressi. E questa è stata una novità veramente epocale, straordinaria, perché poi nessun paese al mondo ha avuto anche nei, negli anni e nei decenni successivi, altrettanto coraggio, altrettanta radicalità nell'affrontare il tema dell'assistenza nei manicomi. Lo conosciamo come la legge che ha chiuso i manicomi. Sappiamo anche che poi la chiusura definitiva richiederà altri provvedimenti legislativi e altri passaggi, avverrà solo 15-20 anni dopo, complessivamente in tutti i manicomi italiani. Chiusura definitiva vuol dire... Alcuni dei pazienti lungodegenti assistiti che erano ricoverati in manicomio rimarranno in manicomio. La legge non prevedeva che tutti dovessero uscire, ma che si dovesse lavorare per, per dimetterli, e quindi questo gruppo terminerà solo molti anni dopo. Ma da quel momento in poi nessuno è più entrato in manicomio e questa è già una cosa molto importante. E chiaramente, però, ancora più, ancora più importante era sostanzialmente che. La, il superamento di quella contraddizione che riguardava il ruolo di cura della psichiatria e il ruolo di invece di, es, diciamo, di esclusione sociale, il ruolo sociale, quello che dicevamo prima, quindi l'intervento eh, dedicato alle persone eh, pericolose per sé e per gli altri, veniva completamente meno, non era più. Motivo né di ricovero né di intervento psichiatrico eh, da parte della, eh, del sistema sanitario. Le finalità devono essere solo e esclusivamente finalità di tipo, tipo, eh, di tipo sanitario. Lo stesso trattamento sanitario che previsto. Normato e, e con, sia come durata, sette giorni, sia luogo, i servizi di diagnosi cura, eccetera, eccetera, lo stesso, lo stesso provvedimento di trattamento sanitario migratorio era un provvedimento che eh, aveva in realtà solo deve avere a tuttora uno esclusivamente di tipo eh, sanitario, cioè un'urgenza sanitaria per persone che non sono in grado di avere consapevolezza di malattia ma che richiedono un urgente provvedimento terapeutico ma non per evitare che possano commettere delle, delle azioni eh, dei reati o comunque non in base alla loro, alla loro pericolosità. Naturalmente il, eh, è anche la legge che definisce che l'assistenza deve essere territoriale quindi che istituisce tutte quelle forme di trattamento che poi si realizzano e eh, si realizzeranno e si realizzano nei centri di salute mentale, nelle residenze, nelle semiresidenze, negli interventi legati, alla, alla, legati al territorio, la territorialità sono gli anni in cui la parola territorio ha un significato molto importante, in cui si, si sposta dalla centralizzazione di una unica grande istituzione alla, al territorio e alla comunità. Certamente, certamente questo in quegli anni presupponeva anche un'altra... Anche un altro principio, diciamo dire, era il, il, non era definito per legge, certamente, ma i presupposti di questa legge erano anche proprio una responsabilizzazione complessiva della, della, della società. Non c'è un riferimento di legge, evidentemente, ne poteva esserlo. Chiaramente, però, nello spostare dall'istituzione dall manicomiale al territorio si faceva riferimento anche a, a una possibilità che poi le persone dovevano avere nel loro percorso di vita di essere ospitate, di, essere, come dia, di avere diritto a una casa, di avere diritto a un lavoro, di avere un'inclusione sociale che era, diciamo, presupposto e resta tuttora presupposto fondamentale perché il passaggio dal manicomio alla, alla, alla città, alla comunità, alla cittadinanza sia reale e non passi solo da una struttura a un'altra struttura. Diciamo però che fu una, una legge che, come sappiamo, eh, è, è stata ed è eh, assolutamente innovativa. Sì, esatto, è tuttora vigente ecco. Quello... È tuttora vigente, tuttora vigente e ispira tuttora assolutamente ed è la legge. Va anche detto che nel corso, poi, dei, come dalla dal, dal fine Ottocento si sono susseguiti dei progetti di legge eh, per, la, per, per dare allo Stato italiano una legge unitaria, dal 78 in poi si sono susseguiti tanti progetti di legge. Per modificare, revisionare alcuni in modo eh, diciamo meno radicale, alcuni anche in modo assolutamente radicale e assolutamente eh, diciamo che prevedevano un ritorno a delle forme asilari importanti, anche ricordo l'ultimo, mi sembra, comunque uno degli ultimi che prevedeva luoghi di ricovero di 50 per 50 pazienti, eh, come dire poi potevano essere anche in strutture che, che cumulavano più di questi luoghi per arrivare a centinaia di di nuovo ad, a, a, delle, a, a delle strutture che potessero prevedere centinaia di posti, prevedevano il, il TSO prolungato, il termine non era questo, ma comunque un trattamento che poteva durare obbligatorio mesi e mesi, quindi diciamo anche progetti di legge che andavano nella direzione di rivedere in modo radicale, ma poi non si è mai fatto niente di nessuno di questi. Quindi sì, la 180 è tuttora la, la legge italiana in, in materia. Eh, dal 78 in poi c'è stato però un altro grande, importante cambiamento legislativo che hai un po' anticipato parlando dell'ambito della psichiatria forense: perché molti anni dopo, molti decenni dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici, hanno chiuso anche gli ospedali psichiatrici giudiziari con un iter anche qui legislativo. Mh, che appunto, si è svolto 40 anni dopo quello della 180 e non rapidissimo, insomma, con, anche qui a tappe, diciamo tra il 2008-12-14. Anche qui a tappe. E, eh, prima facevo riferimento a un progetto di legge di revisione radicale della 180 ed era dell'aprile del 2012, nel quale si prevedevano appunto trattamenti obbligatori prolungati e trattamenti anche. Eh, e anche concentrazioni di pazienti importanti, quindi una revisione anche ideologica molto forte. Eh, nel maggio, cioè quindi un mese dopo sostanzialmente, dopo che era stata approvata in commissione questa, questa, questo progetto di legge, viene invece approvata la legge 9 del 2012 che prevede il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, quindi una... una, una diciamo di varicazione difficile da, da comprendere, ma che, ma che è nella, nella storia dell'attività legislativa italiana. Legge 9 del 2012, che segue di nuovo, delle, segue, mh, di nuovo un movimento di opinione, eh, che, che vede negli ospedali psichiatri giudiziari un residuo della, di, di una psichiatria diversissima, completamente diversa da quella che ormai da 40 anni era, era invece la psichiatria italiana. Di fatto, in quattro ospedali psichiatrici giudiziari su cinque, ospitata all'interno delle carceri e in un l'altro manicomiale a Castiglione delle Stiviere, Quindi, la, una necessità di, di, di rivedere, di mettere in mano anche questo, di completare, si diceva, la legge 180, andandosi a occupare anche di chi non si era avuto modo di, di occuparsi negli anni 70. Ecco allora. Questi nodi arrivano al pettine, arrivano al pettine anche con una commissione del Senato che fa il giro di tutti gli ospedali psichiatri e giudiziari e descrive la situazione degli ospedali psichiatri-giudiziari in modo drammatico, in modo diciamo, eh, evidenziando la non, eh, la non adeguatezza e soprattutto l'enorme distanza rispetto a, al trattamento psichiatrico, che invece era ed è. Eh, riservato alle persone non autrici di reato, di questo ebbe, ebbe molta risonanza politica, mediatica, il Presidente Napolitano ne parlò in due occasioni pubblicamente, quindi anche questo insomma, fu, fu un elemento importante, si arrivò nel 2009 a una prima legge, e eh, scusate alla legge 9 del 2012, nel 2012 si arrivò eh, la, le ispezioni del della Commissione del Senato erano del 2010, quindi la pubblicazione della loro relazione del 2011, quindi la legge è dell'anno dopo, 2012. E, ehm, e, poi e poi, con naturalmente la difficoltà però a superare mh, di colpo la situazione, cioè, come dire, richiedeva però anche dei passaggi, la possibilità di avere strutture alternative, di avere la possibilità di, di strutturare dei percorsi. E, il, e quindi questo richiese, poi una, e quindi richiese delle proroghe che, però, con la legge 81 del 2014 vennero stoppate. Quindi si, si, si fermò con la legge 81 quel percorso che avrebbe rischiato di essere in realtà una, di proroga in proroga, un percorso che avrebbe portato ancora, forse, a molti anni di, di ospedale psichiatrico giudiziario. All'interno delle carceri, sostanzialmente. Con la legge 81 del 2014, oltre ad altri dettagli, uno era quello: dettagli, no, non dettagli anche a cambiamenti importanti, uno era quello a cui facevo riferimento prima, ma soprattutto dice: dall'aprile dal primo aprile del 2015 sono chiusi davvero, cioè non entra davvero più nessuno. I giudici che decidono per una misura di sicurezza che si chiamerà ancora detentiva ma non potrà più essere effettuata dentro gli ospedali psichiatrici giudiziari dovrà essere effettuata in altri luoghi. Quindi la legge 9 e poi la legge 81 sanciscono che anche gli autori di reato prosciolti per malattia mentale, quindi non, non, non imputabili, devono essere seguiti dai dipartimenti di salute mentale. Quindi il messaggio è... Non è che passi da una struttura a un'altra struttura, più piccola o più grande, ma devono essere seguiti come gli altri pazienti, hanno gli stessi diritti di essere seguiti come gli altri pazienti dai, eh, nei dipartimenti di salute mentale, dove in tutti i modi nei quali possono essere seguiti tutte le strutture che comprendono anche delle nuove strutture, che sono le cosiddette REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, strutture che tutte le regioni... Nell'arco di un po' di tempo, hanno poi, di cui si sono dotate tutte le, le regioni, letti e strutture di questo tipo, eh, che abbiano queste caratteristiche che permettono appunto di avere una, una, al, al giudice che decide per una misura di sicurezza di avere una struttura, una, una struttura, diciamo, specifica, dedicata. Oltre, però, come dicevo prima, non solo a questo, ma eh, nel caso in cui non ci sia necessità di una REMS, naturalmente la persona autori, autrice di reato può godere, deve godere anche tutte quelle che sono le altre opportunità di cura all'interno del, del Dipartimento di Salute Mentale. Quindi come dire, in, in, questo, in questo escursus rapido vediamo come abbiamo avuto in effetti dei periodi le, in cui le, le cose sono andate molto lentamente, in cui no, si è parlato a lungo di qualche cosa che andava modificato eccetera e dei periodi anche di di grande invece eh, attività legislativa. No? Pensiamo agli anni, agli anni 60, dal 68 al 78, in dieci anni non bastava, quello che era fatto era già innovativo ma non bastava, o pensiamo anche all'ultimo periodo, eh, no? dal 2012 al 2014, le leggi magari che si sono anche susseguite abbastanza rapidamente in determinati periodi storici, ma altri periodi nei quali invece poi eh, le cose sono rimaste molto molto più più ferme la, nella storia italiana dall'unità dall arrivare oggi esatto perfetto, grazie mille Gaddo per questo panorama proprio da un punto di vista eh, legislativo come si è capito anche da quello che ci ha raccontato, in realtà poi le leggi non vengono su da sole come i funghi ma sono il frutto di, della società, della cultura, dell'epoca della politica, del, della contrattazione, delle richieste eh, della società civile, quindi anche per questo è importante sempre andare a studiarle, a vedere come nascono, che cosa prescrivono, eh, quanto stanno più o meno strette in questo caso agli psichiatri che operavano negli ospedali psichiatrici o, eh, o altrove. Eh, quindi ti ringrazio per la chiacchierata di oggi. Grazie a te, grazie a tutti. Noi ci rivediamo a giugno, nell'ultima puntata prima delle vacanze, andremo ad approfondire un aspetto che oggi abbiamo sfiorato parlando della legge Mariotti, dei CIM e di quelli che sono anche le, i modi di ingaggiare la società civile. Parleremo in particolare di un quartiere di Reggio, la Canalina, e di un'esperienza forse eh, poco nota che sicuramente merita di essere proprio approfondita per andare a vedere anche proprio come quotidiano, nel lavoro quotidiano si cercava poi all'interno. Dei centri di igiene mentale di chiudere il manicomio, ma non voglio spoilerare troppo. Se no, poi vi racconto tutta la prossima puntata. Quindi eh, grazie per mh, averci seguito oggi. Vi ricordo come sempre che questa puntata, tutte le altre, le ritrovate sul nostro canale YouTube. E arrivederci alla prossima. E grazie ancora, Gaddo. Grazie, arrivederci.